Ciao ragazzi, sto giocando a Slender. Ho visto giocarci carte, Mister Carte Magie. Ho voluto provare a scaricarmi sto giochino. Lui lo faceva in multiplayer, questa qua è la singola. Ma devo dire che effettivamente ha qualcosa di inquietante questo gioco, effettivamente, da giocarci. Ma mi hanno detto che era un po' pauroso, diciamo. Effettivamente io adesso ho collezionato una pagina, perché in questo gioco devi avventurarti per questo bosco e devi collezionare 8 pagine che devi trovare, che sono appoggiate delle rocce oppure insomma in giro per tutta la mappa. C'è questo reticolato che delimita questa foresta piena di alberi. Io ho questa torcia che posso spegnere e accendere quando voglio. È che adesso, da quando ho iniziato a trovare la prima pagina, ho visto che iniziano a saltare fuori questi omini inquietanti e davvero fa impressione. Io scappo, vi dirò che non so neanche se si può correre, perché io è la prima volta veramente che ci sono, anzi la seconda, dopo che non so se si può correre, per ora penso che si possa solo camminare, non lo so. Comunque le varie foglie che trovi hanno delle scritte inquietanti che dicono, per esempio, non ha occhi, non puoi correre, non puoi fuggire, insomma, tutte le cose molto sinistre. Certo, può anche essere un gioco un po' snervante, nel senso che uno gira e... però se ti lasci prendere dell'atmosfera, tra l'altro puoi avvicinare quando devi vedere qualcosa con la zoomare sull'immagine. Io spero che si veda abbastanza luminoso, perché è un gioco molto con immagini molto scure. Ho provato a aumentare la luminosità. Allora, cosa c'è lì? Una galleria? Questa, ragazzi, non l'ho ancora trovata. Andiamo nella galleria. Paura. Guardiamo dall'esterno prima. Beh, sì, dai, andiamo dentro. Ah no, c'è una pagina qua. Ah, c'è, troviamo una pagina. Help me. Aiutami. Ok, abbiamo 2 pagine per ora. Pa-pa-ra-pa-pa. Ma sì, dai, come giochino indie è carino. Passa il tempo, diciamo. Qui ripeto, sono curioso di vedere cosa salta fuori, perché già quell'omino inquietante che è apparso, che poi ti fa tremare tutto lo schermo, fa l'effetto tipo trasmissione deformata, tipo... come cacchio si dice? Non mi viene in mente, vabbè. Tipo neve, no. Come si dice quando lo schermo vengono tutte le strisce? Comunque la distorsione. Beh, insomma, avete capito, dai. Ma per ora qua vedo dei gran tronchi. Tronchi. Qualcuno vuole un tronchi? Dai, mangiamo tutti un tronchi. Sì.
Ah, il cielo, com'è bello di notte. Non trovo più niente. C'è l'omino, l'avete visto? No, 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 no. Spengo la torcia. Forse non mi vede. L'avete visto? Dov'è, 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 dov'è? È vicino perché sento sfrigolare lo schermo. Dov'è? Scappare da quell'omino lì. Cosa c'era? Una porta? Se c'è un foglio lì. Bagno. Una sedia. Mamma, fa molto The Ring questa cosa. Aiuto, 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 aiuto. So che adesso deve arrivare qualcosa, lo sento. No, non c'è niente. Strano, ma ci deve essere un foglio qua. Cos'è? È un labirinto qua. Ma qua si esce. Oh, ma qua non si vede la mazza. No, qua si esce. Non voglio uscire. Possibile che non ci siano fogli qui? Secondo me qua c'è un foglio. Una sedia in terra. Ma è strana sta cosa. Molto strana. Tutto ciò è molto strano. Abbiamo detto che si esce. Ero convinto di trovare una pagina qui. Niente, non c'è niente. Basta, basta, stasera non ci gioco più. No. Vuoi giocare ancora e torni sera? No, no, basta.